cronaca giudiziaria per questa seconda giornata di requisitoria per il processo dell'hotel per il processo della tragedia dell'hotel Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone. Oggi ci si è concentrati sul ruolo della prefettura, ma alla fine della requisitoria c'è stata anche la richiesta di condanna per i 30 imputati. Per noi c'era Luca Pompei. Luca, buongiorno. Allora, raccontaci com'è andata questa mattinata appunto in tribunale a Pescara. E sì, Anna, avevamo impostato l'intervento per il TG in un certo modo, ma poco meno di un'ora fa tutto si è in qualche modo rimescolato, perché sono arrivate le richieste di condanna da parte del pool di magistrati capeggiato dal procuratore capo Giuseppe Bellelli, composto, lo ricordiamo, anche dalla PM Anna Benigni e dalla PM Andrea Papalia. Richieste di condanna complessivamente per i 30 imputati di oltre 152 anni, da sottolineare anche le quattro assoluzioni di cui tra poco vi parleremo, e per l'unico imputato non soggetto fisico, vale a dire la Gran Sasso Resort, un indennizzo di 7.000 euro. Ma cerchiamo di andare con ordine, intanto partendo da quelli che sono gli imputati eccellenti di questo processo, lo ricordiamo, per il crollo dell'hotel Rigopiano del 18 gennaio del 2017, che come dicevi tu causò la morte di 29 persone. Spiccano i 15 anni e 4 mesi chiesti per il sindaco di Farendola Eugenio Lacchetta e i 12 anni di reclusione chiesti per l'ex prefetto Francesco Provolo. Ci sono anche i 6 anni di reclusione chiesti per l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. Intanto diciamo che queste sono richieste comunque ridotte per la scelta di ovviare per il rito abbreviato, altrimenti sarebbero state richieste ben più gravi. Il rito abbreviato prevede la riduzione di un terzo della pena, da qui dunque questa situazione. Tra gli altri segnaliamo anche gli 11 anni e 4 mesi chiesti per il tecnico comunale di Farendola Enrico Colangelo e per quanto riguarda i dirigenti della prefettura, che in qualche modo sottovalutò il pericolo che si stava correndo a Rigopiano, da segnalare i 9 anni per Ida De Cesaris, gli 8 anni per un altro dirigente bianco, le assoluzioni invece riguardano in particolare l'ex dirigente regionale Antonio Sorgi tra gli altri anche i componenti della prefettura Angeri e Mazzia. Questo per quanto riguarda, c'è anche l'altra richiesta di assoluzione per Paolo Del Rosso. Insomma, richieste complesse al termine di un'udienza, quella di questa mattina, aperta dalla PM Andrea Papalia, che si è concentrato sulle responsabilità della prefettura, che non ha attivato praticamente la sala operativa nonostante avesse fatto comunicazione dell'attivazione sia della sala operativa che del centro di coordinamento provinciale, ma nei fatti quella attivazione avvenne solo 2 giorni dopo la comunicazione alle autorità. E poi la parte importante, importantissima, affidata al procuratore capo della Repubblica Giuseppe Bellelli, che ha parlato del famoso depistaggio, in particolare della famosa e drammatica telefonata del cameriere dell'hotel Rigopiano Gabriele D'Angelo, che avvisò la prefettura del grave pericolo che si stava correndo, della necessità di far sgomberare l'hotel, perché tutti i clienti erano preoccupati della situazione, della grande nevicata che c'era stata e anche delle varie scosse di terremoto dei giorni precedenti. Ebbene, non solo la prefettura non ascoltò quella telefonata, ma addirittura, appunto, per quanto riguarda il depistaggio, quel numero di telefono di Gabriele e D'Angelo magicamente sparì dalle carte. Su questo Bellelli è stato durissimo, ha parlato di esponenti dello Stato che hanno cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità.
l'avvocato della famiglia D'Angelo, Emanuela Rosa, lo sentiremo questa sera nel servizio dell'edizione delle 19:30, ha detto Gabriele D'Angelo è morto due volte, prima sotto la valanga e poi per questo allarme lanciato, inascoltato non solo, ma anche insabbiato. Questo è quanto avvenuto questa mattina, Anna. Io a questo punto farei ascoltare le dichiarazioni a caldo del procuratore capo Giuseppe Bellelli, avvicinato da noi giornalisti. Sentiamo. Il resto Procuratore, lei possiamo però in dire. requisitoria ha detto qui non ci sono i grandi depistaggi italiani, qui c'è solo un prefetto di provincia che deve occultare il dolo del depistaggio. L'ho detto in udienza, conta quello che si dice in udienza, ma poi sarà il giudice a valutare. Vi sono i diritti della difesa, la presunzione di innocenza. Il pubblico ministero presenta le proprie richieste in base a alle proprie convinzioni a seguito delle indagini che ha svolto tutto l'ufficio. Io poi rappresento questo ufficio da un anno, ma ci sono state le indagini svolte dal collega Papalia, dal procuratore Serpi, la collega Benigni che si è affiancata a noi. È una valutazione che ha fatto tutto l'ufficio. Richieste, richieste esemplari rispetto al grande lavoro. No, invece per quanto riguarda, ecco, il quadro che è emerso No, da non tutta fatemi l'indagine, parlare al di là di quello del che è il merito, rilievo abbiamo penale, parlato qui, non esatto. fatemi parlare Diciamo che anche da un punto di vista di altro. morale, etico, politico, che quadro esce da Ma tutto questo non questo? spetta a noi dirlo, anche se poi abbiamo fatto qualche considerazione in requisitoria, ma Beh, lei ha sono detto che altri la piani di politica ha avuto la meglio valutazione. sulla sicurezza. Abbiamo detto, vale quello che abbiamo detto in requisitoria, la nostra posizione si rappresenta così, ma naturalmente c'è la dialettica con le difese, con le parti civili, poi sarà il giudice a valutare. E poi non è passato inosservato il rilievo, insomma, il fatto che avete dato atto ai carabinieri forestali della qualità e dell'accuratezza delle indagini svolte. Piacere che non è passato inosservato. Ecco, queste le dichiarazioni veramente a caldo, Anna, del procuratore capo Giuseppe Bellelli, che ovviamente per rispetto delle parti in gioco si è limitato a dire questa è stata la richiesta frutto di anni di lavoro e si è limitato a ringraziare gli uffici che se ne sono occupati. Se non hai domande, Anna, ti restituirei la linea. Sì, Luca, solo per sapere come andrà avanti il processo, quali sono le altre scadenze, insomma, previste per questo percorso, insomma, giudiziario che riguarda la tragedia dell'hotel Rigopiano. Beh, l'udienza riprenderà intorno alle 15 con le repliche delle parti civili. Nell'udienza di domani presumibilmente si darà spazio anche all'intervento degli avvocati difensori. Sono previste altre tre udienze a metà dicembre con ovviamente gli avvocati che diranno la loro. Si presume e si spera soprattutto, vista la decisione con la quale sta gestendo tutto l'aspetto organizzativo, il giudice Sarandrea, di arrivare a sentenza subito dopo le feste di Natale.